Vado a mostrare delle immagini del lavoro che abbiamo fatto al nostro studio e come vedete uno studio che da 15 anni è costituito non solo da me ma anche di un'associata che lavora e ha permesso di costituire un dibattito all'interno dello studio per dare una certa capacità dialettica alla produzione. Per capire il modo di presentazione che ho scelto, primo voglio dare qualche elementi su concetti che posso usare nella presentazione del lavoro. Il primo che ho messo qua è il Dasein di Heidegger, per ricordarsi che la base del nostro lavoro di architetto è modo di fare l'abitazione umana, che abitare non vuol dire soltanto avere una casa, abitare è un modo di trasformare il sito, di trasformare il rapporto di produzione. Il abitare non è soltanto disegnare una casa con una camera da letto, un soggiorno. Abitare è una cosa molto complessa, è più interessante di preoccuparsi di abitare il mondo che di abitare la sua camera. La seconda cosa che posso presentare è questa nozione di topologia, precisamente il modo che possiamo scegliere per abitare, come descrivere il modo di abitare che vogliamo creare, che vogliamo proponere agli altri. Dunque, parlerò di narrazione topologica, che sarebbe un progetto topologico, una storia del modo di abitare il mondo che, dopo la sua concezione, può essere trascritta nello spazio. Parlerò anche del templum. L'idea di parlare del templum è che è un concetto che può permettere di pensare una parte speciale del lavoro dell'architetto, che di prevedere il futuro. Il templum è uno spazio astratto, immaginario, una traccia nel cielo che è pensata come un modo di prevenire di che cosa può arrivare, un modo di prevedere. E quello che mi interessa come architetto è il fatto che questo templum è uno quadro e che il futuro sarebbe possibile di impostarlo in un quadro. Dunque un rapporto tra uno spazio e il tempo. Un altro elemento del quale parlerò più tardi è la nozione di dentro e fuori. Dentro e fuori che deve essere capito non soltanto come un dentro o un fuori spaziale. Se non avete avuto l'occasione, è interessante di leggere Deleuze per capire questa idea di apertura. Apertura che vuol dire in questo caso un modo di scoprire tutta la dimensione del mondo che può pensare l'uomo. Dello stesso modo parlerò davanti e dietro, che è sempre un elemento che riviene l'architettura come un strumento di ierarchia degli spazi che possiamo immaginare. Sullo stesso modo
parlerò anche del mostrato, del nascosto, che è una scelta che fa sempre l'architetto quando fa il progetto, di decidere che cosa deve essere mostrato prima di quello che deve essere nascosto. E l'ultima cosa che presento come un concetto è l'idea della pitturalità, che è l'idea di un lavoro sulla forma, che sarebbe niente elemento concreto, soltanto un modo di manipolare la forma per fare apparire delle relazioni tra gli elementi dell'architettura, senza avere la materialità come una cosa che può costringere il nostro modo di pensare. Dopo questo piccolo discorso, vado a mostrare delle immagini dei progetti che sono raggruppati come attorno a tema architettoniche. Questa lista come un ricordo di quello che ho potuto fare nel mio lavoro, una scoperta progressiva che è venuta nel corso del tempo, che comincia con la porosità, e chi dopo questo tema che ho potuto lavorare prima è arrivato su un modo molto più complesso di porosità, che la stratificazione è quello che, infatti, non si dice in italiano, che in between, che ho tradotto in modo che forse non si può capire. Dopo questi due elementi che hanno una certa relazione, parlerò della continuità, della verticalità, della complessità contestuale come fonte di ispirazione per progetti speciali, e della pitturalità, che è con una falsa, che è un momento molto interessante del nostro lavoro, perché ha permesso di chiarire delle cose che erano sul tavolo da un tempo abbastanza lungo. E infine presenterò l'ultimo progetto che abbiamo costruito come un riepilogo di questo che era presentato prima in un unico progetto. Dunque farò abbastanza presto, perché dopo sarebbe forse un rumore della gente che dorme, no? E anche perché avremo molto tempo alla fine per forse avere un dibattito su quello che avrò mostrato. Il primo progetto che vado a mostrare è un progetto che ho cominciato l'anno della laurea. Primo edificio che ho costruito, che non è soltanto un edificio, che è un po' una cosa più complessa. Alloggi è un centro civico sulla la parte alta, alla periferia di una città. Vedrete che ho sempre lavorato alla periferia o alla limita delle parti costruite, perché nella vita mi sono sempre interessato alla popolazione meno, come dire, senza privilegio. Dunque, per spiegare un po' l'idea della porosità, ho fatto tre disegni che mostrano i problemi che potevano essere in questo progetto, che sono il problema dell'entrata all'interno di un edificio pubblico che deve avere un statuto urbano abbastanza importante. Dunque il primo disegno mostra la limita a sinistra di un angolo di alloggi e un rettangolo fatto di una attrezzatura polifunzionale. Il secondo disegno mostra un lavoro
di distorsione in due parti di questo rettangolo iniziale, e il terzo disegno mostra la creazione di un piccolo luogo che fa il passaggio, la mediazione tra lo spazio pubblico esterno e lo spazio pubblico interno. Il progetto è alla periferia, dunque alla limite della città, ma è anche un centro per una parte della città, e si vede indietro la montagna, e al primo piano, non può servirmi della freccia, arriva qualcuna, ma si vede al centro dell'immagine l'attrezzatura, e in fondo l'angolo fatto degli alloggi che fanno un piccolo quadro attorno all'attrezzatura. D'accordo, grazie mille. Dunque, più semplice il rettangolo, la divisione in due volumi, la creazione del piccolo luogo nuovo e qui si riconosce in fondo la linea di alloggi e al centro l'attrezzatura pubblica. Dunque, il rapporto dello spazio con questa parte, che è diventata come un portico senza programma, che è stato creato per fare l'entrata dell'edificio pubblico, che così ha fatto una continuità tra la piazza, questo propile, all'interno l'aula centrale, che era il primo progetto che ho avuto l'occasione di realizzare. Dopo mostro un lavoro sulla stratificazione, che qualcosa che usa lo stesso tipo di manipolazione, ma che può riprenderlo due o tre volte secondo il bisogno del progetto. E dunque mostro un'operazione di alloggi che è cominciata dunque in 83-84, che un edificio che fa una faccia su una piazza pubblica e una faccia opposta sul giardino pubblico, e l'edificio è fatto di due strati di alloggi con uno spazio centrale che fa la distribuzione degli alloggi come uno spazio urbano, che sarebbe la continuità sia della piazza sia del giardino. E questo edificio, che era arrivato a un livello di vecchiezza, era anche un prototipo di uno sviluppo della città che non è mai stato realizzato. Dunque ho avuto il lavoro di dividere la realizzazione in tre parti per riprendere un rapporto più normale con gli sviluppi che erano arrivati dopo, sviluppi di edifici più piccoli. E dunque ho ripreso il mio edificio per fare la trasformazione, la divisione, e per ritrovare un modo più minore della continuità urbana, per fare una relazione con la divisione del grande corpo che c'era indietro, che si capisce bene sull'angolo della piazza, ma questo che non ho fatto all'inverso della parte del giardino, da dove la dimensione del giardino non aveva la necessità di fare questa divisione. Dunque, così vedete anche come possiamo rifare il nostro lavoro su il nostro lavoro. Gli spazi interni, che hanno trovato un po' di conforto, che non sono più lo stesso esteriore che prima.
molto più tardi ho rilavorato su questo tema dell'edificio Lamelare, questa è una casa di riposo per gli anziani, è un lavoro che mostra come è diventato ossessivo il lavoro sugli strati, che sono adesso, si vede le due estremità dell'edificio con le diverse lame, strati così, che questo elemento si ritrova qua indietro, e che si capisce che c'è un lavoro di frontalità sulla parte urbana, un lavoro che la strada più importante diventa la seconda, che è la prima, che è quella delle terrazze, diventa più minore sulla parte del giardino. E con questo tipo di stratificazione si poteva aggregare tutti gli elementi di programmi in funzione della necessità, dunque era possibile di fare un lavoro plastico molto ricco senza cambiare il modo di produzione, che era di una grande semplicità. Dopo troviamo lo stesso e l'eco di questo lavoro sugli strati all'interno dell'edificio, che si vede, c'è un tipo di lavoro per mettere in relazione i diversi strati attraverso l'interno dell'edificio. Ho fatto nella continuità edifici di scolastiche che sono sulla stessa idea, sui stessi tema di stratificazione, che c'è una scuola media in alto e un asilo e una scuola elementare in basso, che possiamo vedere come sono trattati gli strati nelle due edifici. E l'ultimo lavoro che ho fatto su strati, che è un lavoro di centro ricreativo per le tre età dell'infanzia, che sono i più piccoli qui, centro ricreativo dell'asilo, quello della scuola elementare e quello della scuola media, che fanno anche un lavoro urbano, che sono usate in questo che sono usate per la fabbricazione di passaggi e di ierarchia di spazi pubblici. Qui si capisce l'organizzazione generale, che tutto questo è un recinto scolastico con la scuola, l'asilo qui, la scuola elementare qua, l'attrezzatura sportiva qua e davanti all'asilo c'è il centro ricreativo dell'asilo, e qui per l'elementare da fronte alla scuola, e qui per la scuola media, che un po' più esterna c'è l'edificio per i ragazzi della scuola media. E dunque si vede come è costituito l'edificio, fatto di uno strato di distribuzione, di uno strato di spazi ripetitivi e di uno strato di spazi singolari, e che questo è sotto la sorveglianza dell'edificio del guardo. E qui si vede la stessa stratificazione dello spazio distributivo, indietro spazi ripetitivi e qui un spazio singolare, che è un posto per designare. La stessa logica, ma sempre una morfologia differente per l'asilo infantile, i rapporti alla città con la casa e l'ufficio del guardo, l'interno della casa del guardo che è trattato, è un guardiano, e all'interno tutti
tutti elementi del programma, voglio dire tutti centro di ricreativo a questo spazio distribuzione, una parte a destra qui gli spazi ripetitivi e dall'altra parte gli spazi singolari, e qui si vede come si lavora per trovare entrate e relazioni attraverso queste entrate. Qui l'esempio di uno spazio singolare che è trattato nella direzione principale dell'edificio, allora che gli spazi ripetitivi sono trattati nella direzione opposta, come una spessora che è attraversata, allora che lo spazio singolare è come qualcosa che accompagna allora la direzione dell'edificio stesso. Altri elementi singolari, il modo di attraversare i strati all'esterno, all'interno, qualche effetti che vengono nell'uso dei spazi di distribuzione. Un altro tema è quello della continuità, che è usata sempre per consolidare la città, sempre. Dunque il più vecchio di questi edifici, che ho fatto un 83, è un portico che viene a legare insieme un municipio, una posta, una biblioteca pubblica, un cinema e una parte di programmi privati che qui sono banca e medici, e qui un centro di gestione, un bar. E il lavoro sulla continuità, il lavoro su questa linea che produce il portico urbano, che viene riorganizzare una linea che fa più o meno 280 metri di lungo quando si sviluppa così. E e non è più così visibile l'identità di ogni elemento del programma preesistente. Dunque ci sono degli elementi che veniamo a aggiungere per fare riapparire gli elementi del programma. Dunque era il primo lavoro, e si capisce su questa immagine piuttosto che in fatto è una continuità della pelle del progetto, non è una continuità del progetto se stesso. Ma più tardi abbiamo fatto un progetto per un museo oceanografico che è diventato una continuità dell'edificio stesso, non è più la continuità della pelle, è la continuità dell'edificio. È un progetto che si è fermato dopo l'autorizzazione di costruire, perché il finanziamento non è stato riuscito. Dunque qui si capisce che una linea che si sviluppa nel paesaggio è un museo oceanografico che ha bisogno di qualche elementi abbastanza larghi, che sono gli aquarium di ogni oceano, mare speciale, climato così, e sono legati dalle gallerie scientifiche da dove tutto è spiegato. È partito da un disegno così, alla fine il pianta è questo qua, con l'arrivo un posto di ricerca, un primo oceano che era l'oceano Pacifico, e dopo l'oceano Indiano e l'Atlantico e l'Antartico e tutto questo, e infine era un programma abbastanza complesso, non posso spiegare tutto. E mi sono accorto che questo progetto aveva una genealogia incosciente che ho scoperto dopo, che
c'era qualcosa dello stesso tipo in questo progetto della linea senza fine che sarebbe il mostro, il strumento della mostrazione. E dunque ho capito, dopo aver fatto questo progetto, che c'era una parte della mia cervella che lavorava anche quando ero addormentato, no? E penso che è lo stesso per tutti. E dunque si può capire un po' meglio che cosa può essere il tipo di lavoro che abbiamo fatto per fare la concessione di questo progetto. Qui si vede la prima corte dall'interno e l'arrivo alla corte con l'amministrazione, che qui è la parte dell'insegnamento e l'inizio della galleria del centro di ricerca, e dall'altra parte l'arrivo della linea, che è un centro di vendita, come adesso in ogni struttura museale. Dunque faccio un po' presto, ma è più interessante di vedere i modelli, no? Che possono fare capire la continuità della linea che fa il giro di ogni acquarium, che riviene infine allo spazio commerciale e può uscire dalla stessa parte di quella dell'entrata. Un altro tema che abbiamo lavorato è quello della verticalità. Allora, la verticalità la mostro per due scali diversi, non senza entrare in ogni progetto, perché dopo abbiamo bisogno di tempo per parlare insieme. Dunque c'è un tipo di piccola verticalità che abbiamo lavorato precisamente nella area di Parigi, che è un lavoro su un progetto con un programma abbastanza complesso di commercio e di alloggi di diversi tipi, alloggi tutti sociali, e si vede come la struttura è fatta per finire un quartiere che ha un livello un po' più basso, e dunque abbiamo provato di trovare articolazioni che era conveniente anche per il programma, anche per il skyline della città. Dunque si vede come sono fatti diversi livelli per creare qualche posti pubblici all'interno del progetto. E dopo abbiamo vinto un concorso che adesso è in costruzione, ma è un problema di lavoro nell'Asia, che il progetto che stanno costruendo non ha più niente da vedere con quello che ha vinto il concorso e che hanno deciso di costruire. Ma è un progetto di entrata della città di Busan dal mare, che qui su questo polder arrivano le navi che vengono con i passeggeri di Giappone, e abbiamo un programma di alloggi con un centro commerciale che è fatto per prendere tutti i soldi di giapponesi appena uscita della nave, e forse quando riprendono la nave più tardi, se rimane qualcosa, è ancora tempo di prenderlo, no? Dunque il progetto è fatto di quattro torri che sono legate in basso dal centro commerciale. È fatto più o meno come un oggetto molto semplice che si è diviso, che si è acclimatato alla taglia del terreno. E dunque si vede, e qui l'arrivo delle navi, qui c'è un piccolo ponte che attraversa la città. Busan è la seconda villa di Corea dove abbiamo fatto altri progetti, e
è una piccola città di 8 milioni di abitanti, è fatta per una parte su delle parti conquiste sul mare, e dunque si capisce che sono molte diverse posti così a lungo il mare, con i ponti, con le montagne che sono abbastanza verticali, e dunque non sono abitate, vengono a fare dei parchi nella città, ma parchi sempre molto alti. Dunque qui si capisce la relazione tra il porto, la strada, il centro commerciale e le torri. Le torri sono sempre delle torri doppie e sono legate con un vuoto centrale che è in comunicazione con la galleria del centro commerciale. All'interno delle torri ci sono dei spazi con le piccole attrezzature che sono legate all'uso delle torri, che sono club per gli anziani, asilo per i bambini, anche club per i giocatori di carta, e anche club di sport sul tetto, e erano torri con circolazione in una successione di atrium all'interno delle torri, che fanno tutti più o meno 250 metri. E qui si capisce che questi elementi centrali hanno delle logge che guardano sulla città con una sostrazione di qualche elementi di alloggi, ma c'erano 1500 alloggi in queste tetture, dunque metterne qualche a parte non era un grande problema. Allora, un altro progetto coreano, che è un progetto di alloggi attorno a un centro comune, di una piccola attrezzatura comune dedicata a sala di matrimonio, biblioteca, un posto per prendere il tè. Dunque, attorno ci sono 50 case di tre tipi. Il posto è molto molto in pendita, con la parte bassa che è occupata della piccola attrezzatura. Sì, un disegno un po' concettuale per mostrare come i diversi tipi sono pensato in articolazione nel paesaggio, ma come è costruito questo qua è possibile di vedere. Risultato che questo è uno tipo di case, che è una casa che fa un angolo, no? Un altro tipo che è più o meno un cubo che ha l'accesso in alto, la strada è in alto di questa casa, allora che in basso di questa qua. Vedremo le piccole strade. Questa è la piccolina casa, la più piccola, no? Che è fatta per fare una come soldati sulla cima della montagna, che si vedono dalla parte bassa del progetto. E questo è il piccolo centro comune, no? Con la sala di matrimonio, la biblioteca e la sala di tè. È fatto come la ricostituzione di un villaggio, una grande densità del villaggio tipico coreano. Le stradine, con questo è la fine delle case in angolo, e questa è la parte alta dei cubi che si possono entrare dalla parte alta. Questo è la piccola piscina del centro comune, e indietro si vede come sale la montagna con le diverse, e si capisce che alla scala del paesaggio è la ricostituzione di un tipo di recinto, no?
come se era un unico edificio. Perfetto. Non sono case popolari, è l'unica volta della mia vita che ho avuto da costruire qualcosa che non era per i poveri. Allora, parliamo di questo soggetto un po' speciale che si chiama Pitturalità. È un lavoro che ho scoperto facendo un edificio pubblico che è un municipio con una biblioteca e una posta, che sono un piccolo acropolo di una piccola città, che è una città di periferia, di una città più grande, nella Borgogna, un po' una regione che è un bello posto per costruire, perché il vino è veramente perfetto. Allora, sì, è un lavoro che anche fatto di stratificazione, ma non lo mostro per quella ragione, lo mostro perché all'inizio il progetto doveva essere tutto di cemento, senza nessun altro materiale. E quando abbiamo finito il progetto con un sindaco che era un vecchio professore molto interessante, è venuto a dirmi che lui piaceva molto il progetto, ma che c'era tutta la città che veniva a vederlo per sapere quando sarà finito il progetto, che è rimasto in cemento brutto. Allora ho dovuto pensare a un modo di rendere il progetto un po' più comprensibile dalla popolazione, e allora non volevo cambiare, ma dovevo cambiare, e dunque ho pensato di usare la massa del cemento come un oggetto sul quale potevo sospendere una vela bianca che doveva essere come elementi plastici senza relazione con la divisione interna, qualcosa di abbastanza libero, ma senza fare perdere lo spirito del progetto, capire che era come un vestito, il vestito minimo, un string. Non so se ho riuscito, perché sapere che il string è lo stesso, ma ancora più espressivo, no? Non voglio capire, non voglio imparare questa parola. Allora, ho distribuito così le velle bianche sui volumi di cemento, cercando a dare una ricchezza senza perdere lo spirito del progetto. E così ho capito che c'era un valore indipendente a questo lavoro sulla forma, che mi faceva uscire d'una sessione di giustificazione di ognuno scelto del progetto. Era come finalmente un primo rapporto a una libertà, un po' si dice in francese libertinage architecturale, come si direbbe? Libertinage architetturale. Dunque, questo lavoro sul rapporto della pelle dell'edificio alla sua struttura spaziale, ho avuto un progetto da realizzare che era anche una ricerca su sviluppamento durabile, si dice lo stesso in italiano? No, architettura sostenibile, una cosa che per me vuol dire più o meno tutto e niente, perché se mi ricordo bene, l'architettura del Yemen
e molto sostenibile, senza avere bisogno di tutti gli apparecchi che dobbiamo mettere adesso nelle costruzioni. Dunque, questo progetto ha il suo aspetto di sostenibilità nel fatto che tutte le facciate sono riempite di un materiale a rallentamento di cambiato di fase. Vuol dire che quando la temperatura esterna cambia, lui non vuole cambiare. Allora lui resista, quando diventa caldo lui resista, quando diventa freddo lui resista. Formidabile. Ha fatto un giorno un buco nel muro qualcuno che voleva mettere una fotografia sul muro, e allora il muro ha cominciato di lasciare perdere un liquido più o meno blu molto interessante che nessuno ha potuto pulire dopo, è rimasto così. Dunque è molto interessante la versione tecnica della sostenibilità. Dunque, questo edificio è fatto d'una volumetria che sembra di essere come un écran, un schermo, all'interno del quale possiamo mettere il programma. Dunque non so se bisogna dire qualcosa di più che guardare questa meraviglia. È fatto di un programma di uffici che sono qua e di un spazio di accoglienza per il parco che è dall'altra parte. E questo è lo scalino che va all'ufficio. E questa parte è stata un po' cambiata, ma l'ho fatto io, dunque è fatto bene. È diventato un posto per mettere qualche strumenti per mantenere il parco, no? Mantenere il parco. Dunque, era il secondo lavoro, e allora arriviamo al terzo progetto. Ah no, scusi. Abbiamo anche provato di utilizzare questo rapporto alla pittorialità anche per travestire i muscoli del ponte, che è trasformato in una bandiera. Abbiamo anche distrutto la massività d'un impianto di trattamento dell'acqua che abbiamo fatto lungo un fiume vicino a Parigi, e abbiamo usato così una decomposizione pitturale dell'edificio per dar lui una scala diversa, perché è veramente fa più o meno 300 metri di lungo, una cosa che ha una scala incredibile. E questa parte che ha più o meno usato questa distruzione pitturale per ridivenire come un paesaggio urbano e non solo una fabbrica, ma abbiamo fatto al contrario una grande unicità dell'edificio di amministrazione del progetto, che è questo qua, che lui è preso in uno tipo di quadro, non così, che viene tenere. Questa è la parte che ho messo fuori del quadro perché è la parte tecnica, e qui è la parte degli uffici, l'aula, la salita, e dopo, come si vedeva due immagini prima, si poteva passare dalla parte amministrative alla fabbrica di questa parte, scusi. E dunque si capisce, era dopo, cretino. Dunque è lo stesso edificio visto dall'altra parte, e il lavoro sulla decostruzione e ricostruzione delle forme dell'interno dell'edificio, che vediamo qui come delle parti diverse dello spazio.
E arriviamo al momento, ho potuto dire come Galileo, ho capito. Questo è una scultura di Le Corbusier. È quel qualcosa che un grande ricercatore ha denominato un elemento di sculturo-pintura. È qualcosa che allo stesso tempo una pintura e una scultura. Non è un oggetto colorato, è una pintura e una scultura. Abbiamo avuto un'altra casa del stesso tipo di programma che ho mostrato prima. E questa casa l'abbiamo dovuto fare in collaborazione con la gente che vive lungo al parco. E dunque abbiamo fatto il progetto insieme. Che cosa può significare fare un progetto con la popolazione? Infatti ho provato di trasformare la popolazione in studente d'architettura. Non ho chiesto che cosa volete disegnare, ho fatto un lavoro di mediazione per fare dire delle cose di fondo, per mostrare che la trascrizione di queste cose di fondo non potevano essere la riproduzione di altri elementi che sono già esistenti. E dunque hanno voluto fare un edificio come un albero, perché era un edificio nel parco. E dunque ho fatto una decomposizione dell'albero, una struttura e delle frutte, delle foglie. E la struttura è diventato questo elemento come un pliage, si direbbe, piegatura, una piegatura che può contenere dentro elementi oppure mettere fuori elementi. Un po' come questo elemento, che ci sono degli interni e degli che sono usciti, no? E dunque ho organizzato questo elemento per avere qui un'accoglienza, qui una sala di pedagogica per gli infanti, che tutto questo è un dentro, si direbbe, no, un fuori che diventa dentro e dopo un dentro che diventa fuori più alto per mettere i posti per la sorveglianza del parco. Dunque si vede arrivare degli elementi. E come abbiamo disegnato? Qui mostro le piante, ma per fare queste piante, che sono piante del tetto, piante del livello sotto, eccetera, ho fatto un lavoro più o meno pitturale, ma veramente pitturale. Un tipo di classificazione topologica, che c'erano gli spazi chiusi, i spazi aperti, quando c'era una forma convexa, voleva dire che dentro non c'era tanto bisogno di guardare fuori, e quando c'era una forma ortogonale speciale voleva dire che era un elemento con un grande rapporto all'esterno. E dunque ho fatto una stratificazione, voleva dire dopo che chi era basso, chi era alto, cambiando il colore si poteva fare muovere oggetti teorici nello spazio, così che dopo si vede come diventano gli elementi nella sezione, perché ho ripreso i colori. E dunque questo era l'arrivo della parte tecnica, e questo era la parte sul parco. E questo era l'arrivo principale della gente che entra nel parco. E qui c'è la caffetteria, l'entrata dell'esposizione, la sala pedagogica, e qui sospeso dentro la sala pedagogica c'è
la sala di riunione della gente che fa la formazione, qui c'è la parte della sorveglianza. E l'hanno realizzato più o meno, ma piuttosto, ma è sempre non finito, c'è ancora delle, non posso fare le fotografie ultime perché non è totalmente finito. Dunque, per finire la presentazione mostro l'ultimo edificio che abbiamo fatto prima di chiudere il nostro studio, no? Che una scuola media al nord di Parigi. Posso spiegare un po' il contesto? Qui c'è la ferrovia, qui c'è un boulevard, qui c'è un liceo, una scuola elementare, un asilo infantile e questo elemento lungo alla ferrovia con in fondo l'autostrada e il terreno della scuola media. Dunque abbiamo fatto una pianta generale, qui si capisce che il liceo è fatto di una linea con delle parti che non sono con una morfologia che può entrare nella linea e abbiamo fatto come le core di questa organizzazione con una linea e le parti che non entrano nella linea, ma abbiamo fatto una seconda linea per fare uno schermo alla corte dell'edificio. Qui si vede più chiaramente la parte lineare dell'edificio, che è un blocco che fa esattamente 100 metri di lunghezza, che era un eco all'invenzione del metro, no? Che è un'invenzione della rivoluzione francese, più o meno. E l'altra parte, dunque questa linea ha come programma tutto quello che è dedicato all'insegnamento, tutto quello che come un aiuto a questo insegnamento e dall'altra parte. Al momento del concorso che abbiamo vinto c'era questa sezione, che qui c'era il programma del tecnico, qui era l'insegnamento delle scienze e degli arti che hanno bisogno di strumenti. E l'ultimo livello era dedicato all'insegnamento più astratto delle lingue, della matematica, della geografia, tutto questo. Alla fine è diventato più o meno lo stesso, ma c'è qualcosa di molto importante che ha cambiato, che qui si vede lo spazio previsto per fare il collegamento di tutti gli elementi del progetto, che uno spazio con una luce zenitale, una fila di pilastri che divide questo spazio in due, e alla fine abbiamo trovato una soluzione per non avere nessuno pilastro. E questo era molto importante perché vogliamo che questo spazio sia una continuità dello spazio urbano all'interno, per fare capire questa scuola come non un edificio ma un mondo con la sua parte amministrativa, il posto da mangiare, la biblioteca, non essere un edificio, ma dare come può essere un convento, che è un mondo ristretto alla periferia del convento. Dunque, abbiamo riuscito a togliere tutti i pilastri facendo una struttura fatta di muri di cemento e di trave di ferro, che sono la luce dell'ultimo livello, che è un livello dell'elevazione intellettuale, la filosofia con la luce del cielo.
allora che topologicamente l'insegnamento tecnico è al piano terra con le macchine e la materia. Per capire l'organizzazione generale, qui c'è una forma singolare che viene per la sala di riunione che è condivisa con la città, una sala per ricevere la gente da fuori. C'è un'altra piramide che viene come tetto del centro di documentazione, e qui c'è il volume astratto dell'astrazione dell'insegnamento, e da sotto ci sono i livelli di insegnamento tecnico e scientifico. Lo guardiamo più o meno tornando sul modello, si capisce che l'entrata era un po' complicata, perché è una linea da dove si entra dalla gamba del pantalone, no? Che si entra nella lunghezza dell'edificio. È una delle ragioni di fare una strada interna per non avere l'impressione di che sia un'entrata. Lo studio di questa parte, che normalmente il rapporto dell'insegnamento e della parte con mangiare, pensare, organizzare, professori, da sotto la direzione, in fondo la parte condivisa con la città. Qui la fabbricazione del pranzo, no? E la parte coperta per giocare fuori, che è la continuità della città, la tipologia degli alloggi di servizi e in fondo la sala di sport. Gli alloggi, la terrazza del centro di documentazione, i rapporti tra il tetto della parte dell'aiuto all'istruzione e il tetto dell'istruzione, e dopo è realizzato. Dunque qui siamo all'entrata con il volume dell'astrazione, la fine del volume delle scienze, e in basso il volume della tecnica. La strada interna con la luce, senza nessuno pilastro, con la parete che è fatta delle case per mettere i sacchi. Dall'altra parte la vita dell'amministrazione attorno, pati interni, esterni, i rapporti che di tanto in tanto vanno dalla strada fino al cielo, con la galleria delle scienze che qua, che si vede qua, e la luce che viene in una mezza stanza che non è realizzata sopra. Lo spazio del centro della documentazione, un'altra vista della strada interna, un'altra vista dalla galleria scientifica verso un patio qui, che è il patio dell'infermeria. Una sala, la finestra sul paesaggio è a dorso, no? E qui si vede che non è una sala di istruzione senza fondo, la luce è la stessa al fondo della stanza che alla finestra. Questo tipo di luce permette di avere una sala senza possibilità di dormire. Una vista della corte, il rapporto tra la strada, la parte coperta, in fondo la linea di alloggi e la sala di sport. Gli alloggi, nel rapporto con la scuola che c'è prima,
uno strato di giardini pedagogici, indietro ci sono i pati degli alloggi del piano terreno e più alto ci sono i duplex della direzione. La piramide della sala condivisa con la città, indietro si vede la linea dell'insegnamento e il rapporto di tutto questo con la via che permette di entrare nella scuola, nell'asilo infantile e in fondo nella scuola elementare. Allora, per capire come abbiamo fatto tutti questi progetti, spiego una piccola cosa, che abbiamo avuto uno studio con tutta questa gente, no? E tutti questi che hanno fatto gli studi con me, che per riuscire a produrre tutto questo con una certa unità in finalmente non tanto tempo, avevamo bisogno di essere una squadra della gente che aveva una cultura comune. E dunque tutti qui, cinese, brasiliana, nordcoreano, sudcoreano, mezzo brasiliano, mezzo francese, basca, una popolazione molto strana, no? E qualche francese di qua. Abbiamo riuscito a funzionare con una famiglia, no? E allora era possibile di mai rinunciare a sviluppare l'ipotesi teorica del progetto, anche se il telefono suonava ogni 5 minuti perché era troppo caro, non era nel tempo, l'impresa era bloccata perché non aveva la risposta alla domanda che era fatta, a tutto questo che fa parte del cinema che facciano agli architetti per farle lasciare il progetto. Dunque, per me è molto importante di sapere che il lavoro che facciamo ha bisogno di essere realizzato in un contesto abbastanza sentimentale per portare il progetto alla fine senza crisi. È finito.